Quando avevo 9 anni ho scritto un tema: cosa farai da grande farò i film, perché appunto i miei genitori mi portavano molto al cinema e l'idea che io esponevo in questo tema, questo noto tema, è che da grande volevo fare i film perché volevo che finissero bene, mentre molti film che vedevo al cinema finivano purtroppo male, quindi volevo farli finire bene, e perché mi piacevano le storie inventate e concludevo e vorrei fare tanti soldi per comprare una casa a mia mamma, questa diciamo, è la parte ingenua. Poi a 15 anni, dentro un cineforum, sono rimasta folgorata sulla via di Damasco, ho deciso che effettivamente avrei fatto questo lavoro e ho cominciato a comunicarlo in famiglia, però l'hanno presa come una follia, anche perché fino a quel momento ho anche detto volevo fare l'astronauta, quindi era più o meno la stessa cosa, insomma, per i miei genitori, essendo che vengo da una famiglia che col cinema proprio non c'entra niente. E poi appunto, facendo teatro al liceo, io sono cresciuta a Messina, ho saputo di un gruppo di ragazzi che facevano dei film, che era Francesco Calogero, Nini Bruschetta, così avevano questa piccola associazione culturale con cui facevano dei Super 8, quindi mi sono proposta a loro e ho cominciato a fare l'assistente in questi piccoli Super 8. Poi appena ho potuto sono venuta a Roma, cioè a 20 anni mi sono trasferita a Roma e mi sono proposta come assistente volontario, perché ho iniziato tutta la mia gavetta e così ho iniziato il lavoro. Cioè, diciamo che è stata una follia anche legata a una determinazione un po' patologica perché io non ho mai previsto di poter fare altro, quindi mi ci sono applicata da quando avevo 15 anni. Ho lavorato sul set di questo Super 8 che era un mediometraggio che si chiamava Bionda per un giorno, dove peraltro appaio anche, perché hanno approfittato del fatto che io mi chiamo Ciccone, e siccome la storia era di una ragazza che voleva essere presa come sosia di Madonna, che la protagonista era un'altra ragazza, non mi ricordo chi fosse. E allora mi ha chiesto Calogero di poter usare il mio passaporto per spacciare che una delle ragazze che si presentavano a questi provini era la cugina di Madonna, perché mi chiamo Ciccone come lei, quindi insomma appare questo mio passaporto. E poi da lì sono venuti sempre a Messina a fare quella che oggi chiamiamo una fiction di Nanni Loi. E io avevo 17 anni, ho fatto l'assistente volontaria su quel film lì. Poi ho fatto, vabbè, una volta arrivata a Roma ho fatto dei cortometraggi, facevo molto l'aiuto regista più a teatro che al cinema, poi ho cominciato con dei cortometraggi e poi insomma da lì ho fatto. Diciamo che la mia carriera è realmente diventata tale quando ho vinto il premio Solinas come sceneggiatrice, insomma, con un soggetto. Lì diciamo che veramente poi ho avuto un agente e ho effettivamente iniziato questo lavoro. Prima è stato appunto tutta gavetta e strani espedienti. Dunque, importante sicuramente è stato intanto questo cineforum di Messina, che si chiamava Milani. Ho saputo quando è uscito L'amore di Mari a Messina, ho scoperto che lo stavano chiudendo in quel momento. Mi ricordo che sono intervenuta anche in un'intervista radiofonica, ho detto no, vi prego, non chiudete il Milani, perché per quel cineforum io faccio questo mestiere effettivamente, perché lì c'erano anche incontri con i registi, mi ricordo che è venuto Tornatore, che era proprio giovane all'inizio. Aveva fatto, se no non mi sbaglio, stava facendo, sì, stava per fare No, Cinema Paradiso. E quindi insomma lì mi sono resa conto che effettivamente questo era un mestiere, che era una cosa che si poteva fare. Poi sicuramente questi ragazzi di Messina, Calogero, Bruschetta, quel gruppo lì, Maurizio Puglisi, insomma avevano creato questa realtà totalmente autofinanziata, fatta molto naif all'inizio, poi è diventata professionale, però tutta fatta proprio sul coraggio e anche su, appunto, sulla follia. E loro sicuramente sono stati fondamentali perché comunque lì ho sfondato l'idea di stare sul set, no? Perché comunque tutto mi sembrava molto improbabile e magico, invece incontrare delle persone che in una città piccola, insomma veramente periferica come Messina, mi facessero delle cose, mi ha incoraggiato parecchio. E poi sicuramente una cosa molto, molto, un incontro molto importante è stato, a parte questo premio Solinas, e poi quello con Francesco Torelli, con cui ho fatto tutti i miei film. Insomma, una persona che crede in te quando sei ancora molto giovane, 25 anni, insomma, che crede nel tuo, insomma, nel fatto che tu possa esordire alla regia, donna, uomo, quello che tu sia. Insomma, sai che in Italia è una cosa estremamente difficile, qualcuno investa su di te, per cui insomma, sicuramente quello per la mia carriera effettiva è stato l'incontro più importante. Ma quando ho iniziato io, diciamo che sicuramente erano poche in Italia, nel senso che c'erano giusto la Wertmüller, la Cavani, due donne tra l'altro eccezionali che ho avuto anche la fortuna di conoscere, per cui.
ce n'erano veramente pochine. Poi devo dire che, tant'è vero che anche per questo forse anche i miei genitori sembrava un po' strano, tant'è vero che all'inizio persino le persone che ho conosciuto nell'ambiente si domandavano perché non volessi fare più la sceneggiatrice, che la regista, che era più normale, no? La donna facesse la sceneggiatrice. Ma in realtà poi in pochi decenni, in un paio di decenni, c'è stata una crescita esponenziale di donne che si sono avvicinate alla regia, che sono anche delle bravissime registe. E io credo che in questo momento, appunto, io non conosco i dati, però mi sembra che siamo una buona percentuale, anche perché ne vengono fuori sempre di nuove e non sento più questa separazione, non la sento proprio più. Sì, magari 20 anni fa, quando io appunto ho fatto la mia prima assistenza alla regia, quando anche a questi stessi ragazzi a Messina dicevo voglio fare la regista, sorridevano perché effettivamente sembrava una cosa molto improbabile. Adesso io non la trovo più una cosa così strana, sinceramente. Nel senso che la prima volta che ti presenti sul set, nel tuo primo lungometraggio, vedi che la troupe sta lì, ti guarda, magari vuole vedere che cosa sai fare, insomma, magari se, ma probabilmente qualunque giovane al suo primo film ha questa sensazione, no? A me un po' mi hanno fatto lo scherzetto, la maestra, la signora, cioè, ma nel momento in cui vedevano che so dove mettere la macchina da presa, che sapevo quello che volevo, io francamente neanche in quel contesto tanto demonizzato del rapporto con la troupe, della situazione sul set, ho mai incontrato nessuna resistenza. Se problemi ho avuto, soprattutto all'inizio, e secondo me erano dovuti al fatto, cioè sentivo di avere dei problemi in quanto giovane regista, cioè giovane che voleva avvicinarsi al cinema, perché avevo più la sensazione che questo fosse, come tante cose in Italia, un mestiere gerontocratico più che la questione maschilista. Io il fatto insomma, di quei registi, soprattutto forse più che nel cinema, nella fiction, eccetera, quei registi sembrano non doversene andare mai, oppure questa mancanza di ricambio generazionale, questa mancanza di fiducia che veniva data ai giovani, io la sentivo a 20-25 anni, eccetera, e adesso che purtroppo non li ho più, ma diciamo adesso continuo ad avere un po' questa sensazione, sinceramente. Mi sembra che chi veramente sia penalizzato, e non mi sembra un problema solo del nostro settore, è chi inizia, cioè il problema di iniziare rimane in Italia quello più urgente, quello più grave. Un mestiere gerontocratico più che la questione maschilista. Io il fatto insomma, di quei registi, soprattutto forse più che nel cinema, nella fiction, eccetera, quei registi sembrano non doversene andare mai, oppure questa mancanza di ricambio generazionale, questa mancanza di fiducia che veniva data ai giovani, io la sentivo a 20-25 anni, eccetera, e adesso che purtroppo non li ho più, ma diciamo adesso continuo ad avere un po' questa sensazione, sinceramente. Mi sembra che chi veramente sia penalizzato, e non mi sembra un problema solo del nostro settore, è chi inizia, cioè il problema di iniziare rimane in Italia quello più urgente, quello più grave. Hai girato tre film che appartengono anche un po' a generi Sì. differenti e storie anche molto diverse tra loro. Con quale genere ti trovi più a tuo agio e se vorresti affrontarne ancora degli altri diversi? In realtà io quando ho iniziato a fare cinema la mia idea era proprio quella di fare tutti i generi possibili, nel senso che non è tanto un genere quello in cui identifico, ma sono delle storie che vado cercando e che voglio raccontare. Secondo me poi ogni storia può essere raccontata con un genere diverso e il mio divertimento fino ad oggi è stato proprio quello di pensare in che tono decido di raccontare questa storia, perché poi alla fine più che un genere io ho un'ossessione che è quello di un tema, perché tutti e tre i miei film. Alla fine, e poi ormai ci ho fatto pace perché fino a un certo punto pensavo, oddio, non posso parlare sempre lo stesso tema, ho capito che è il mio tema, che è quello del pregiudizio, cioè il problema dell'isolamento, il problema del sentirsi straniero, insomma, mi trascino sempre questo tema qui. E diciamo che l'ho, appunto, non voglio usare il verbo declinare perché l'odio, diciamo, l'ho utilizzato questo tema attraverso diversi generi. E infatti anche il prossimo film, che se Dio vuole dovrei fare entro l'anno prossimo. È un genere ancora diverso, cioè, perché appunto mi piacerebbe cambiarne diversi. Non mi vorrei fossilizzare sempre con lo stesso linguaggio, anche sui formati, appunto il prossimo film dovrebbe essere in 3D, ho fatto già un cortometraggio di promo per questo film in 3D perché mi sono messa a studiare il 3D, perché mi interessano i formati, mi interessa, appunto mi piace cambiare, non voglio annoiarmi io, non voglio annoiare, per cui anche per dare un senso a quello che faccio.
voglio sperimentare delle cose sempre nuove, anche se questo è rischioso, perché se no poi mi sentirei una che si accomoda, magari. Poi per fortuna non sono famosa, per cui non ho neanche il rischio per cui mi chiedano o mi venga la tentazione di accomodarmi in qualcosa che fino ad oggi magari mi ha dato fame e soldi, per cui posso permettermi, essendo che sono ancora indipendente e marginale, diciamo come regista, come autrice, posso permettermi di sperimentare, di rischiare. Io devo dire che ho avuto dei rapporti molto buoni con i produttori con cui ho lavorato, a parte appunto Francesco che mi ha prodotto i film come regista, poi ho fatto diversi film come sceneggiatrice per dei colleghi registi, mi sono anche molto divertita. Ma non so se sono stata fortunata o se è anche dovuto al fatto che io ho un carattere estremamente zen, insomma penso di essere una buona giocatrice di scacchi, per cui cerco sempre di capire chi ho davanti, insomma quali sono le mosse migliori per mantenere l'armonia. Non mi sono mai capitate quelle cose tremende di cui sento leggenda, di grandissime litigate o cose, insomma, o anche produttori che abbiano provocato forti ingerenze sul nostro lavoro, sulle sceneggiature che stavamo scrivendo. Ogni tanto è capitato che mi pagassero molto in ritardo, però insomma, anche quello si è sempre risolto. No, la cosa mia buffa è che, sempre a proposito della questione dell'essere una regista donna, è che quando si è trattato di interagire con produttori o anche finanziatori o anche diciamo, funzionari di realtà di Stato, io mi sono trovata sempre, cioè, se, le poche volte che mi è successo di avere dei problemi, in realtà li ho avuti da altre donne. Cioè, problemi intendo non fiducia assoluta nelle mie capacità oppure fiducia assoluta nel progetto che presentavo. Insomma, ho sentito, e questa secondo me è una cosa su cui noi donne dovremmo lavorare, e anche questo non solo nel nostro settore, che la cosa più pericolosa, quella che può essere veramente pericolosa, è il maschilismo delle donne. Cioè, le donne che pensano che le altre donne non, cioè, pensano che non siano in grado quanto un uomo. Questo io, a me è successo solo pochissime volte per fortuna, però da qualche altra donna di avere appunto dei problemi, proprio degli scontri, però insomma sentivo a me una volta una che non dirò neanche sotto tortura chi è, quando dovevamo fare Le Sciamane, il mio primo film, mi ha detto: "Ma tu te la senti farlo tutto da sola?" Io ho pensato: "Che senso?" Cioè, come ci sono il papà, non so. La frase più buffa che mi sia mai stata detta è stata da una donna che mi ha detto esattamente queste parole qui: "Te la senti farlo tutto da sola?" Francamente, ancora oggi mi faccio delle domande, cioè se pensavo che avessi bisogno di un regista collaborativo, non so, non ho approfondito. Perché se noi dovessimo avanzare l'ipotesi, o comunque anche avessimo le certezze sul fatto che non c'è parità, che c'è una disparità, no? Di trattamento, di accesso tra un regista uomo e un regista donna, chiedere una quota rosa significa farci trattare come dei panda, cioè una razza in via di estinzione, o comunque accettare un atteggiamento paternalistico per cui noi richiediamo di strapparci per legge o per diritto, non per la bravura, non per quello che, per il valore del nostro progetto, dei soldi o comunque questo finanziamento, supporto per il nostro film. Perché non è detto che anche se ci fossero 20 progetti presentati da 10 da uomini e 10 da donne, non è detto che ce ne sia neanche solo uno bello presentato da una donna, non perché è una donna o un gatto mammone, ma perché semplicemente quello che parla è il nostro lavoro. Allora, la questione della disparità di trattamento e di accesso dei progetti, dei film che presentiamo, che ne so, appunto per un finanziamento ministeriale, Film Commission piuttosto che Rai Medusa, insomma, quelli che abbiamo in Italia. Non penso proprio assolutamente, non riesco a credere che sia dato dalla questione della nostra appartenenza di genere. Quello che sicuramente esiste, è vero che c'è una disparità di accesso, ma in generale tra regista e regista, tra produttore e produttore c'è stato in passato, tanto è vero che io ho fatto due direttivi dei 100 autori, un'associazione che ho anche contribuito a fondare, insomma stavo nel movimento, sono andata io a firmare tutto il resto, perché appunto sentivo che c'era un bisogno di regole insomma, per gestire meglio quelle che sono una serie di problematiche che riguardano l'industria del cinema e nella quale io francamente questa questione del genere proprio non l'ho mai sentita. L'unica cosa è che come donna ho proposto, quando abbiamo dei nostri incontri politici,
E non riguarda tanto le registe quanto le sceneggiatrici, insomma, è una questione legata proprio a quelle cose squisitamente femminili che mancano nel nostro settore, come tanti altri, come la maternità, il diritto alla maternità, insomma, delle questioni appunto totalmente diverse. Ma secondo me mettere la questione dell'accesso al finanziamento, alla possibilità di fare il proprio film in termini di genere sarebbe secondo me una sconfitta, ma non del sistema, proprio della donna che vuole fare la regista o che fa la regista come percepisce se stessa. Perché può diventare un pretesto, può diventare una scusa, io a volte l'ho vista essere una scusa. Ah, io non lavoro perché sono donna, certo, figuriamoci, hai visto, sono a sto giro, non è passata neanche una donna, cioè, può diventare veramente un pretesto in cui accomodarsi anche, no? Per raccontarsela. Invece, se uno tenta di essere il più bravo possibile, migliorare il più possibile, anche essere, diciamo, avere più spirito di iniziativa, magari appunto come fanno tanti, no? Di a un certo punto trovare maniere diverse per finanziarsi i propri film, cioè secondo me sono energie meglio dirette. In generale il film è un prodotto totalmente soggettivo, per cui sicuramente ogni regista che fa un film ci mette il suo sguardo, la sua visione del mondo, cioè ovviamente la sua angolatura rispetto alla visione del mondo, quindi è ovvio che se a girarlo una donna probabilmente, soprattutto a seconda del tema che affronta, sicuramente ci saranno delle cose che una donna nota o sottolinea in maniera diversa da un uomo, proprio perché comunque c'è sì, uno specifico c'è che è proprio legato al fatto che fortunatamente siamo diversi, cioè questa differenza sicuramente va coltivata. Poi è anche vero che anche lì bisogna stare attenti a non cadere nello stucchevole del cinema al femminile, inteso come alle volte si intende anche teatro femminile, che la si immagina subito rosa, tutta fiorellini e pastellini, e quello è pericoloso perché anche quello potrebbe rischiare di ghettizzarci. Tant'è vero che poi, se da noi una donna magari volesse girare un film di guerra, non lo so quanto questo ce lo permetterebbero. Io ho provato una volta a far girare un mio progetto ispirato a un libro di cui ho preso i diritti di Mimosa Martini, Kashmir Palace, che appunto era sulla guerra, tra l'altro poco costoso perché era, diciamo, un'idea strana, diciamo, perché parlava di questi giornalisti chiusi in albergo che aspettavano, insomma, c'aveva diciamo, una buona idea di base e che poteva anche far parlare della guerra senza diventare, insomma, il grande colosso. E sentivo appunto che effettivamente in questo magari, cioè, mi guardavano un po' strano perché effettivamente su questo ogni tanto può pesare un pregiudizio che noi rischiamo di costruire per prime quando permettiamo che ci ghettizzino oppure ci autoghettizziamo nella questione di, nel fatto di scavarci questa nicchia delle tematiche sociali, dell'adolescente, della ragazzina a cui viene il ciclo durante il film, dei bambini, eccetera. Tanto è vero che dopo L'amore di Maria mi avevano detto quanto sei brava a far recitare i bambini e quindi fai un altro film con i bambini, io ho deciso di uscire immediatamente da questa storia dei bambini perché avevo il terrore che appunto poi mi arrivasse questo stereotipo della regista lavorando bene con i bambini. E appunto questa secondo me è una cosa a cui noi dobbiamo stare attente. Quello che secondo me appunto proprio in Italia manca, nel cinema italiano manca, è il pluralismo. Adesso secondo me negli ultimi anni, grazie alla crisi, a causa della crisi, un po' le cose stanno cambiando perché è vero che poi la crisi alle volte può diventare anche un'occasione perché scompiglia talmente le carte e talmente mette le persone in una situazione di disperazione per cui uno si ingegna, quindi insomma fa dei gesti da virtù. Delle cose secondo me rispetto, per esempio, a quando io ho iniziato l'attività nei 100 autori sono cambiate perché ho visto che c'è un po' più di fermento e poi appunto c'è tanta gente che prende l'iniziativa, che trova maniere diverse, poi il cinema è diventato anche da un punto di vista di costi, di mezzi con cui si può fare il cinema, una cosa più snella, meno titanica, meno grossa, meno costosa, non c'è questo carrozzone che si deve muovere per forza, no? Anche per fare una cosa di 2 camere e cucina. E le regole secondo me sono sempre quelle che noi dovremmo cercare di stabilire o meglio far rispettare, perché poi spesso le regole ci sono e non sono rispettate, che sono appunto la parità di accesso, per cui regole anche al Ministero mi sembra che siano molto migliorate rispetto a qualche anno fa, il fatto appunto che possa esserci speranza per un giovane non necessariamente la sua opera prima, perché poi
appunto c'è stato un momento che ho sentito che si rischiava un po' la retorica dell'opera prima e seconda, c'erano tutta una serie di produttori che erano praticamente dei fornai di opere prime e seconde, cioè ti masticavano e sputavano i ragazzi che volevano esordire facendogli fare le cose col coltello in bocca perché, cioè, perché esistendo una serie di finanziamenti, una serie di realtà che sono pensate per opere prime e seconde, c'era diventato appunto sto mastica sputa di opere prime e seconde per questi quattro soldi, cioè, ecco, quella retorica lì anche è pericolosa, quindi quando io penso un giovane penso anche che un giovane che non necessariamente sta all'opera prima o seconda, o anche che sta all'opera prima, debba poter ambire a fruire di finanziamenti e possibilità che ha anche un grosso regista che ha vinto l'Oscar o ci è andato vicino, cioè che comunque a parlare oltre all'esperienza, per carità di Dio, il curriculum sia il progetto. Io una cosa che ho già detto altre volte, a me, come dicevo prima, la carriera è iniziata soprattutto grazie a aver vinto il premio Solinas. Il premio Solinas è una cosa fantastica, che è anonimo. Quindi quello che ha vinto è stato il mio soggetto, quello che ho scritto. Allora, io questa cosa l'ho proposta più volte, magari non è praticabilissima, però se per esempio i progetti presentati per i finanziamenti arrivassero come in un primo step come progetti anonimi, cioè parla la sceneggiatura. Allora, intanto vediamo se questa sceneggiatura vi piace. La sceneggiatura è delle note di regia anonime che dicono io penso di fare film così, così e così. Ecco, già che secondo me, cioè, può sembrare utopistico, però se ci fosse un procedimento in cui in un primo step parlasse il tuo progetto e nessuno se sa se dietro c'è Mario Rossi piuttosto che Paolo Sorrentino, che io adoro, però dico perché ha vinto l'Oscar, quindi dico uno il più grosso, che può succedere che Mario Rossi quella volta c'è un progetto migliore di Paolo Sorrentino. Poi è ovvio che se lui, un secondo step, uno dovrebbe verificare diciamo, la solidità della produzione che c'è dietro, l'esperienza, per carità di Dio. Ma la questione, c'è, cioè, un pregiudiziale del fatto che noi ci areniamo e che abbiamo, diciamo, i nostri finanziatori, chi ha il potere del cinema in mano, purtroppo questa cosa c'è da sempre, anche quando appunto ho iniziato io e continuo a sentirla così, cioè la fossilizzazione nel questa cosa ha funzionato, quindi ripetiamola all'infinito, penalizza tantissimo il pluralismo, perché poi non è vero, perché il cinema produce prototipi, per cui una cosa che oggi è andata benissimo, ha fatto un sacco di soldi, non è detto che è rifatta uguale. Tant'è vero che poi ci sono le catastrofi in questo senso, no? Però mi ricordo quando ci fu il successo del ciclone, te chiedevano tutti il ciclone, c'era cioè una cosa assurda, qualunque cosa prendessi, ma fosse una cosa un po' tipo il ciclone, cioè, ma è un film drammaticissimo, muoiono tutti. Però se ci mettessi una cosetta in Toscana, vedo, questo tipo di sistema, questa mentalità è una cosa talmente radicata in Italia che appunto sono 20 anni che io la vedo avvenire, che secondo me è quella, è proprio un approccio psicologico di chi il cinema lo gestisce, che non lo porta a sperimentare, a rischiare, a osare, a provare nuovi prototipi e purtroppo è così, come diceva Hannah Arendt, chi arriva sulla terra, quindi il giovane, il nuovo, è quello che da questo punto di vista, non necessariamente, ma c'ha più da dire, perché chiaramente lui arriva dopo, per lui è tutto già vecchio, quindi ha delle cose nuove da dire. Quello che a me dispiace, perché appunto poi mi sono ritrovata che ho fatto diverse giurie del Solinas, e questa cosa appunto l'ho anche detta, e dispiace vedere che spesso i giovani invece scrivono o propongono delle cose che hanno un senso distintivo e già visto, secondo me non perché hanno quella fantasia lì, ma perché pensano di essere furbi e di proporre una cosa che verrà, e magari hanno pure ragione, perché magari quello, presentato quel progetto che è il solito, la solita storia dell'extracomunitario che fa amicizia, eccetera, funziona meglio che un'idea totalmente pazza o un tema mai affrontato, un genere mai frequentato. Lui già a 25 anni pensa, con questo ho più speranze di fare il film. Questo è molto triste. Io dico sempre questo, che comunque se tu lo vuoi fare, non c'è niente che ti può impedire di farlo, perché questo mestiere è una malattia, cioè a tutti i sensi, anche quelli negativi, perché ogni tanto ti domandi davvero che cacchio l'hai fatta a faccia, perché c'ho dei momenti che. E quindi secondo me questa cosa qui me l'ha detta la Cavani quando io l'ho conosciuta, appunto quando ero giovanissima, e lei mi ha detto, quando io le ho fatto questa domanda, ma secondo lei che devo fare? Cioè, ma ho detto guarda, se lo vuoi veramente fare, lo farai, perché questa è una malattia, quindi non. Chi molla è perché non lo voleva veramente fare, perché appunto è un'infatuazione, non è innamoramento vero. Quindi comunque tu non potrei mai dire a una ragazza o consigliare a una ragazza di non farlo, perché so perfettamente, poi sarebbe ipocrita da parte mia, perché io anche nei momenti più difficili non tornerei mai indietro. Quello che gli direi oggi come oggi è di cavalcare la crisi, perché
perché cominciare oggi è totalmente diverso da quando ho cominciato io a 17 anni, totalmente diverso, cioè il mondo è diverso, proprio non solo l'Italia, il mondo è diverso, c'è questa situazione globale completamente diversa. E siccome io ho quest'idea che la crisi ha dentro di sé un'occasione positiva, quello che dico di solito a queste ragazze è cavalca la crisi, cioè approfitta del fatto che in questo momento c'è un po' il caos, che tutto quello che ho detto fino adesso anche del sistema cinema è un po' destrutturato perché appunto gli mancano i fondi, gli mancano i soldi, eccetera, eccetera. Quindi questo è il momento per inventare cose nuove, è il momento anche per sperimentare di mettersi una telecamera in spalla, una videocamera, mettere insieme i soldi, farseli regalare a Natale dai nonni, eccetera, per noleggiare una buona videocamera e fare le cose, perché oggi come oggi questo si può fare molto più facile da questo punto di vista. Quindi è tutta una storia, è tutto. È tutta una questione di coraggio, no? Più che di quello che c'è all'esterno.